Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Alleluia, 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 oh, alleluia. Alleluia, oh, alleluia. Ben ritrovati nella preparazione del Vangelo in questa domenica dell'Ascensione del Signore e dunque in questo grande mistero del ritorno del Signore alla casa del Padre. L'Evangelista Matteo, siamo proprio al termine del Vangelo che ci tiene compagnia le domeniche di quest'anno, tranne i momenti forti in cui ci ha tenuto compagnia l'Evangelista Giovanni, dice che gli undici discepoli, manca Giuda, andarono in Galilea sul monte che aveva Gesù loro indicato. Non sappiamo questo monte. Quando lo videro si prostrarono, e c'è il verbo della riverenza, dell'adorazione verso Dio, dunque lo riconoscono Dio e Signore. Essi però dubitarono. Ma questo dice, ma com'è possibile? Io avrei cancellato questo verbo. Cioè, Gesù è stato per 3 anni nella vita pubblica con gli apostoli. Ha annunciato il volto del Padre, ha fatto miracoli, guarigioni, guarito ciechi, zoppi, storpi, lebbrosi. Ha risuscitato persone. Poi è stato catturato, ucciso in maniera ingiusta, crocifisso, e poi sepolto. Ebbene, gli apostoli del terzo giorno lo hanno visto risorto. E ora, pochi momenti prima della sua ascensione, dubitano. Dice, ma com'è possibile? Ecco, questa è la vita cristiana. Io sono sempre un po' spaventato quando una persona si avvicina a me e dice, io credo molto. La vita cristiana è un ricominciare sempre. Non bisogna aver paura dei nostri dubbi, delle nostre fatiche. Quando proprio senti che tutto sembra inutile, abbiamo sbagliato tutto. E ricordo ancora Santa Teresa di Lisieux, che negli ultimi tempi, quando la tisi la saliva, aveva un'aridità grande. E diceva, Signore, io non so neanche se credo in Te. E poi si voltava dall'altra parte e diceva, quanto ti amo però. Ecco, l'amore non pretende mai di avere tutto chiaro ed esposto anche al dubbio, ma alla fine chiede questa scelta: io ti amo. Gesù si avvicinò loro e disse: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque. Ma cosa? Gesù invece di rimproverare dice, ma non credete ancora, siete increduli, adesso facciamo un'altra scuola, facciamo una scuola di teologia, facciamo altri 2 o 3 anni e vi faccio vedere. No,
Gesù, davanti ai dubbi degli apostoli, dice: andate. E dunque l'apostolo, il cristiano, non è uno che ha tutto chiaro, non è uno che ha una fede forte da spaccare le montagne, come dice un po' il Salmo, ma è un povero con una fede povera, però chiamato a annunciare la fedeltà di Dio. Noi non siamo fedeli, ma Dio è fedele. Ecco, allora andate dunque. Papa Francesco ci ricorda di essere una chiesa, un'uscita. E da soli noi non possiamo far nulla, ci ha detto nell'ultima cena. Senza di me non potete far nulla, ma insieme, una chiesa, un'uscita. Ecco, allora Gesù, prima di salire al cielo, ci dà questo comando: andate, portate a tutti il volto del Padre, battezzando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sa l'annuncio del primo sacramento del battesimo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, dunque dei segni, delle parole, dei gesti. E poi questa promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco allora che Gesù parte, ascende dal cielo, ritorna al Padre da cui è stato mandato, Papa Francesco dice, finisce il suo lavoro, ma in realtà non è una separazione, Lui è sempre con noi. E cos'è che porta al cielo? Papa Francesco ha un'immagine molto bella, dice: Gesù, quando ritorna al cielo, porta al Padre un regalo. Ma quale regalo? Le sue piaghe. Il suo corpo è bellissimo, senza lividi, senza le ferite della flagellazione, ma conserva le piaghe. Quando ritorna dal Padre, gli mostra le piaghe e dice: Padre, guarda, questo è il prezzo del perdono che tu dai. Quando il Padre guarda le piaghe di Gesù, ci perdona sempre, non perché siamo buoni, ma perché Gesù ha offerto tutta la sua vita per noi. Guardando le piaghe di Gesù, il Padre diventa più misericordioso. Questa è l'ascensione del Signore, portare le sue piaghe, le nostre piaghe, davanti al Padre. Cosa possiamo chiedere al Signore? Ebbene, quindi questa domenica non è una domenica di tristezza. Gesù vince i limiti di noi uomini. Noi uomini abbiamo i due grandi limiti dello spazio e del tempo. Se sono a Forlì non posso essere a Roma o a Sydney o a Singapore, e se è mezzogiorno non posso essere mezzanotte, così. I limiti spazio e tempo. Gesù, ascendendo al cielo e donando il dono dello Spirito Santo, la Pentecoste che vedremo domenica, ebbene vince questi due limiti. Ecco ora che Gesù è in una piccola chiesa come Nespoli, Voltre, è nelle nostre vallate o anche in una cattedrale grandissima della Corea o a Roma. Ecco, Gesù continua la sua opera. Ecco, quindi oggi non è un giorno di tristezza e dicendo il Signore non è più con noi, ma il Signore ha trasformato la sua presenza in una presenza sacramentale. Gesù, attraverso la Chiesa, è sempre al nostro fianco. Ecco, il Signore doni la sua forza e doni la sua benedizione anche ai nostri momenti di incredulità. Però ecco, davanti a quando ci sentiamo tristi, abbacchiati, quando ci dice è inutile andare avanti, ebbene ascoltiamo le parole del Signore che dice agli apostoli, a noi: andate, non temete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore benedica le vostre famiglie con la sua pace. Grazie. Prendici con
con te.